Avanti, ragazzi! Dobbiamo sbrigarci! Oh, cielo! Non riuscirò a cuocerli tutti nella friggitrice! Sarà meglio usare anche qualche tegame! Mamma, se tu stendi l'impasto, noi gli daremo la forma! Ottima idea, James! Oh, ma non toccare il peperoncino, ti prendo dei guanti! Dunque, dove ho messo i guanti? Oh, oh no! Veloci, ragazzi, uscite! Dobbiamo chiamare il pompiere Sam! Bronwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero. Bronwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero! Presto, signori! Evacuate la zona! Tranquillo, Sam! Vi do una mano! Il pompiere Sam ha bisogno di rinforzi! Allora fatti valere, fratellino! Succede adesso? Venite, ragazzi! Qui starete al sicuro. Mettiamoci al lavoro! Ricevuto, Sam! State tutti bene? Io sto bene. Sì, sì, stiamo bene. Sta giù! Ellie, tu spegni il gas e io l'incendio causato dall'olio. Ricevuto, Sam! Gas spento, Sam! Grazie, Ellie! Ottimo lavoro! Tu sai a che cosa serve questo spazio, Penny? Non ne ho idea, Sam! Eh? Bella moto! Oh, wow! Che cos'è quella? Wow! Voglio che tutti voi diate un caloroso e pontipandioso benvenuto al nostro poliziotto, l'agente semplice Malcolm Williams! Salve. Benvenuto a Pontipandi! Salve a tutti! Uno snack di fuoco? Oh, molto volentieri, grazie! Ah, gustoso! Mamma mia! Credo proprio che la mamma abbia preparato degli snack un tantino troppo infuocati. Acqua, ghiaccio, poi ancora ghiaccio. Ragazzi, non sta andando molto bene. Tranquilla, mamma. Dobbiamo solo tornare in trattoria e preparare altri snack di fuoco. Forse un tantino meno di fuoco. Sicuro? Allora, Malcolm, vieni a conoscere gli altri. Ah, Malcolm, lei è Ellen Flood, l'infermiera di Pontipandi. Salve, come va, bel limoncino? Sei tu la limoncina in città? Tranquillo, Sam. Questa limoncina è la mia sorellona. Ah, ora capisco. Non sapevo che saresti venuto a Pontipandi. Beh, mi ero stancato della città. Volevo un po' di tranquillità e di pace. Oh no, tenaglia!
Ma quello è un cane alla guida di un veicolo? Ah, devo mettermi all'ordine. Benvenuto a Pontipandi, fratellino. Io prendo il cane se tu riesci a fermare quell'arnese. Ricevuto, Malcolm. Cielo, grazie. Spero che quel cagnolino abbia la patente. Bel salvataggio, Malcolm. Beh, potrei dire lo stesso, Sam. Credo che noi due formeremo proprio un bel team. Qui andrà bene, è il posto perfetto. Ed è tranquillo e silenzioso. E c'è anche un ruscello. Posso insegnare al mio fratellone dei trucchetti per la pesca. Da questa parte, cadetti! Oh, Sam! Scusate, non volevo certo disturbarvi. Ah, non si preoccupi, signore. Eravamo di passaggio. Vero, Charlie? Certo, Sam. Ah, un posticino tutto per noi. Possiamo finalmente rilassarci. Oh, no. Non ci posso credere. Guarda, un incendio. Ah, qui non ho segnale. Nemmeno io. Dobbiamo mettere al sicuro i cadetti. Ma come faremo a trovarli? Shh, senti. Il mio sarebbe molto meglio. No, non è vero. Da questa parte. Non sembra un buon segno. Troppo fumo per un fuoco da accampamento. Meglio chiamare il pompiere Penny. Sull'isola di Pontipandi. C'è un incendio sull'isola di Pontipandi. Tom, ci servirà il Wallaby 2. Siamo circondati dalle fiamme, Sam. Se soltanto avessi con me la mia attrezzatura. Ti serve una mano, Sam. Ah, grazie, Penny. Ora mettiamoci al lavoro. Che sia la fine del nostro weekend tra fratelli. Vero, Sam? Verso le dolci sponde della mia Pontipandi. Oh! Ha visto le luci e da te tornerò. Ah! Ciao! Oh, non è la fine del nostro weekend tra fratelli. Oh, beh, grazie a Penny il nostro weekend è appena all'inizio. Oh. Dalle a me. Sei sempre stato più bravo di me ad accendere fuochi. Ed ho navigato per mari lontani, ma ritornerò come un'onda da te.